anche in questa progressione partiamo dal corretto punto d'impatto. Per quanto riguarda il servizio lift, però, dovremo partire con una posizione con la racchetta dietro la testa. Mentre esegui il lancio di palla, lascia il polso morbido e fai cadere la racchetta dietro la testa. Spazzola la palla e fai terminare il movimento con il polso piegato e il piatto corde rivolto verso il terreno. Nel secondo step ripeti lo stesso movimento allungando il finale. In questo step il finale dovrà rimanere nella parte esterna del tuo corpo. Dopo l'impatto devi enfatizzare un movimento molto allargato. A questo punto, sempre con la racchetta dietro la testa, dovrai eseguire un movimento con finale completo che terminerà dall'altra parte del tuo corpo. Alla fine del movimento, il piano corde con cui hai colpito la palla dovrebbe essere rivolto verso l'alto. Adesso sei pronto per eseguire un servizio in lift con il movimento completo. Ti raccomando naturalmente un lancio di palla che dovrà essere esattamente sopra la tua testa.